Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, oggi c'è il garantito su Evangelion Collab Capsule, ok? E andiamo, come mi avete detto voi, a cercare di trovare il più velocemente possibile V01, se ci riusciamo, quindi di pullare su Evangelion la prima e non la second strike, ok? Perché qui c'è Eva Unit 13 e noi vogliamo invece lui. Allora, vediamo un po' di fare le multi pull. Abbiamo intanto un pochino di Miao Capsule, ok? Io direi che faccio proprio aperture tutte su quello, quindi tutte le capsule possibili. Intanto apriamoci queste piccole che ci facciamo tutti i bigliettozzi d'oro che possiamo. Vai così. Facciamo un mega open anche da robina bianca, così prendiamo tanta bella roba. Ok, e ci stiamo. Perfetto. E ultime 8. E poi andiamo a farci l'open. Anzi, prima facciamo i biglietti dorati. Vai così. Perfetto. Usate i flash, ragazzi, ma vado veloce perché non è roba che ci interessa. Usa tutto, scambia con biglietto. Facciamo 3 miau biglietti rari. Quindi arriviamo a 11. Quindi facciamo 11 open singole. Ok. E poi andiamo a farci un'apertura 7,50 e un'apertura 1,500. Va bene? Così facciamo 22, 33 aperture, 33 capsule. Capito? 33 per. Ok, va bene, un bel gatto delinquente. Olè, primo tentativo andato. E si prosegue. Secondo tentativo. Oh, carta che mi mancava, carta nuova. Vai così. Marichette. Poi ce l'andiamo a vedere bene. Andiamo a vedere le carte che sono uscite. La carta rara, ditemi se anche le carte rare hanno un'utilità, un'efficienza, se si possono usare da qualche parte, se ne vale la pena. Ok? Ditemelo qua sotto nei commenti, mi raccomando. Allora, si va avanti. Un bel gatto Kotetsu, lo uso immediatamente. Così diventa un bel 60 totale. Ok. Andiamo avanti. La speranza è l'ultima a morire. Vediamo un po'. Ok, un bel gatto culturista che diventa un bel 50, anzi un 66. Enorme. E si va dritto. Ok. Vediamo un po' se ci capita la carta rara. Allora, questo lo potremmo scambiare dopo per NP. Non ci interessa potenziarlo più di tanto. Ok. Che cosa abbiamo trovato? Un Melagatto. Questo si può scambiare per NP perché il suo potenziamento non lo migliora. Migliora solo vita e attacco. E il Melagatto non ha senso perché serve solo come control. Lo Xiao Miao potrebbe essere buono. Il gattrone corodanzante. Anche perché ce l'ho molto basso. Lo dovrei alzare, lo ammetto, l'ho sottovalutato. Ok, vediamo un po' se ci esce qualcosa. No, tu puoi essere tranquillamente scambiato per NP. Altro tentativo. Quindi è un 33 per capsule. Oh, altra carta che ci mancava, super rara. Vai così. Misato Katsuragi. Poi andiamo a vedere come sono e mi dite se ne vale la pena o meno. Ok. Si va dritto, altra capsula per noi. Questa è l'ultima delle capsule singole. Il gatto trampoli può essere tranquillamente convertito. Allora, offerta speciale 750 invece che 1500. Ci piace. Ok, ci teniamo 1500 free scat totali, va bene? Vediamo un po' quanto Morduk è fortunato. Un bel gatto sushi buono. Un gatto ruota. Carta che ci mancava, sempre dell'evento. Vai così. Mari Illustrious, ok. Poi un gatto veggente, un'altra Misato Katsuragi, un gatto ladro, una Marichette, un gatto pistolero, un Viking gatto, un gatto vescovo. E chi è? Ultra rara ragazzi, ditemi se ne vale la pena. Moon Operator, ditemi quanto è forte e dove può essere utilizzata. Andiamo avanti. Altra apertura e poi stop. Ci dà anche un occhio di gatto scuro in regalo. Grazie, molto gentile. Gli ultimi ci riteniamo. Casomai se riesco a farmare altri free scat oppure shoppiamo. Ma
magari facciamo un open di quelli giganti per i 100.000. Sempre se ci arriviamo in tempo, anche se non penso. Un altro Moon Operator. Ok, questo non lo scambio perché voglio sapere prima se è buono. Però non è l'ultima. Quindi era un doppione utile. Vivingatto, vai. Ok, lei ci mancava. Quindi l'Uber assicurata è dopo. Chissà qual è. Asuka Langley. Marichette. I Marichette li levo tutti, i doppioni. Gatto di piombo si può convertire. Sta Marichette è un continuo. Beh. Il tancone, ditemi se ne vale la pena. Eva Unit 0-0 e se si può utilizzare da qualche parte. Ma andiamo a vedere tutte le carte che abbiamo trovato con questa open. Un bel milioncino e anche un occhio scuro. Allora, ecco le carte nuove, giustamente non tradotte in italiano. Shinjin Cat, ok, cosa fa? Attacco ad aria e ammazza Angeli Eva. Cosa infligge danni extra e subisce meno danni dai boss della collaborazione con Evangelion? Che? Poi abbiamo, vabbè, Giraffa Unit che ha sopravvivenza. Abbiamo Marichette che invece ci dice antifluttuanti, resistente a fluttuanti, danni enormi su fluttuanti. Ditemi se ne vale la pena oppure solo da collezione. Ma andiamo a vedere gli altri. Addirittura 3 nuove carte super rare. Asuka Langley, rosso, forte contro rosso, immune da rallentamento, danno ad area, ammazza Angeli Eva, pure lei. Anche tutte le piccolette c'hanno ammazza Angeli Eva, ragazzi. Mary Illustrious, strong contro fluttuanti, ammazza Angeli Eva e immune a immobilità. Poi abbiamo Misato che è Barrier Break, quindi sfondamento, contro alieni, rallenta gli alieni, immune da rallentamento, area. Ok, lei è diversa. Ditemi se qualcuna di queste può essere utile. Allora, Moon Operator, va bene, giustamente, operatori segreti dell'agenzia segreta NERV che danno supporto ai piloti EVA. Attacco ad area, rallentano zombie e rossi. Giustamente non so se ne vale la pena. Intanto lo portiamo al 10 per vedere la sua forma evoluta, se ce l'ha. Non cambia niente. Rossi zombie, rallentamento, ammazza zombie. NERV Moon. Poi EVA Unit 00. Allora, questo è fluttuante, quindi efficace contro fluttuanti, contro angelici, resistente, quindi è un tank, l'avevamo capito dallo scudo. Ammazza Angeli Eva, anche lui. Ferma ondate. Ferma, ragazzi, fa lo scudo alle ondate. A livello 10 cambia Eva Unit 00 in cat. Non mi sembra che ha forme evolute. Ok, lo porto al 20. Lo posso portare pure al 30 se è per questo. Dai, i soldi non ci mancano. Ok, abbiamo questo Eva Unit 00 Enket. Ditemi se ne vale la pena e se è utile da qualche parte. Direi che andiamo a farci qualche stage di oggi, perché ho visto che ci stanno degli stage, a parte il level up del livello utente. Eccolo qua, grado utente 13.200, 10 meteore e un leadership. Allora, direi di andarci a fare Bye Bye All of the Cat, che sono livelli collaborazioni penso molto bassi. Final Battle Eva Unit 13. E poi, se ci gira bene, abbiamo il tempo, abbiamo anche un mystery package che non so cosa sia. E abbiamo anche gli eventi, questi qua, nuova area del mondo Ehen, sempre se riesco a farli. Vediamo, andiamoci a fare qualche partita. Allora, questa è Bye Bye All of the Cat e mi fa usare solo gatto. Non l'ho capita. Non scherzare con me. Posso usare solo gatto. Ho messo le combo, potenza ricerca e i costi aumentati, quindi sto mettendo più gatti. Ma non ha senso. Finale poi con la E spaccata così e posso usare solo gatto. Vabbè, spiegatemelo voi. È bella l'ambientazione de coso de Evangelion, però sinceramente non la concepisco. E deve essere uno stage troll, secondo me. Però da un biglietto raro, quindi io lo faccio. 10.600 e un biglietto raro, mica male. E giustamente 30 friscatte leadership. Battaglia finale Eva 13, da quello che ho capito. Ok, sono andato con un deck totalmente generico, non sapendo bene cosa uscisse, perché non mi sono neanche informato. Quindi vediamo un po' come ce la caviamo, se riusciamo a fargli qualcosa. Fa il surge, eh. Ok, per ora tutto nella norma, tutto abbastanza tranquillo.
Potremmo anche fare un level up perché Tartaruga ci salva. Il bello è che Corriere è talmente slowato che non si avvicina più. Ok, è il primo stage, non è uno stage a tempo, quindi non mi devo preoccupare troppo. Ok, potrei anche portarmi un Behemoth bello pulito per vedere se eliminiamo l'avversario. No, perché mi ha slowato il maledetto. Sai, non riuscirò più a avvicinarmi, a meno che il Behemoth non si sblocca nel momento giusto e facciamo devastazione. No, mi sta mandando indietro addirittura, perché è morta Tartarauga. Ah, ok, qualche colpo gliel'abbiamo dato. Non viene neanche knockbackato, raga. Oddio, ma è un livello 300.000. Aiuto. Aiuto, devo mettere anti-slow qua. Non ci ho proprio pensato, raga. Anti-slow o anti-ondata. È stato colpito e knockbackato comunque, eh. Behemoth momore 100-100, immaginavo. Il problema è che nulla si avvicina adesso. Nala? Possiamo provare Nala che è a distanza? Intanto proteggiamo un po' Tartarauga, se possiamo. Seconda Tartarauga per proteggerci. Sono andato totalmente a random, ragazzi. Non sto seguendo una vera logica. Sono andato con il deck quello generico, quindi non c'è un vero perché di quello che sto facendo. Però le tartarughe non vengono spostate, e questa è una cosa buona. Quindi in pratica i nostri avversari non si stanno avvicinando. Vediamo la cosa combina da quella distanza, ma non penso gli basti. Il bello è che non posso knockbackarlo poi, non viene knockbackato. Noi sì. Ah, ok, non è stata knockbackata Nala, solo l'allentata. L'allentata. Ok, Nala non viene mandata indietro, quindi attacca. Brava Nala. Fagli vedere chi comanda. Nala è la miglior soluzione in questo momento. Anche se viene colpita, resta lì, ragazzi. E brava Nala. Aia, mi sa che muore però. No, è stata knockbackata adesso. Strano. Forse è perché non è stata colpita allora. Vai, tre attacchini. Vai, fagli, senti chi comanda. Nala, menaglie. No, è morta la pecorella. Però Nala da là dovrebbe arrivare a colpi. Eccola, una, due, tre. Perfetto, buttato giù. Ciaone. Non so se ci sono altri stage. Se ci sono altri stage, mi sa che mi devo informare su che cosa portarmi. Perché questo mi ha fatto leggermente fare fatica perché avevo il mazzo sbagliato. Mi ha un biglietto più uno. Infatti non è manco l'ultimo. Allora ragazzi, volevo fare il grow up, ma non funziona, e quindi mi faccio questa qua molto veloce se ci riusciamo. A secco, ciao ne. Pacco misterioso, non mi ricordo cosa ci dava, forse di Friskat. Bella domanda. Forse qua bisogna andare con qualcosa che attaccava veloce, tipo un bel corriere. Tanto gli emenamo uguale. C'ha 200 vita e non crolla. Ecco il regalino che ci dai. Gatto CPU più 5, 30 Friskat e un leadership. Mi vado a fare uno stage nel mondo di Ehen, ok? Cancan canale. Vediamo un po' come lo facciamo. Con grande tranquillità per ora. Cancan assicurata. Cancan canale, Cancan. Che fai? Non usi la Cancan in Cancan canale? Allora, là c'è uno zombie molto carino che dovrebbe essere anche un Behemoth, da quello che so. Quindi qua la situazione è molto interessante perché il Corriere countera qualsiasi Behemoth. Lo sappiamo un po' tutti. Ma mi sa che è pure fluttuante quella sorta di pesce, non vorrei dire. Ok, forse devo partire prima all'assalto però, non vorrei dire. Va bene. Allora l'Octopus ci deve sempre stare, l'abbiamo beccato, abbiamo levato il barrier a quella sorta di bradipo maledetto. La Cancan fissa, Octopus fisso. In realtà vorrei utilizzare pure la Gasly io, però va bene. Il maialotto! Aia, m'ha stunnato. M'ha stunnato, raga. Cioè, credete che non riesco a... Nonostante tutti i dindi che sto facendo... Ah, che poi quella è zombie, torna pure in vita, porca miseria. Ma io non c'ho niente per eliminare zombie? Pensate no. Ok. Però dovrebbe eliminarlo ugualmente, Behemoth, alla fine. No! È morto Octopus, così a secco. Sono un po' stretto con i soldi, eppure abbiamo diverse cancanne. Non riescono a fare la kill importante. Possibile? Oh, kill importante? Non proprio, perché non ci ha dato tanti dindi. Ok, Gasly. Vai, Gasly, facci sognare. Knockback un po' di gente qua. Tipo il bradipo. Aia. Porca miseria, m'ha stunnato. Vabbè, nessun problema.
Can Can, ti portiamo a casa. Oh, ha messo il barrier. È uscito un altro pesce zombie. No, cattiveria. Barrier break immediata. Mi piace. Ecco perché la Can Can qua funziona bene. Olè. Ora metto pure qualcosa anti-zombie della combo. Così magari i pesciotto li eliminiamo prima. Anche se è difficile andarci contro, visto che li stiamo ammucchiando con Casly. Però tra poco Casly penso fa una brutta finaccia, Ovviamente. Oh! Eliminazione di un'unità fastidiosa. È rimasto pesciotto zombie. Vai così, eliminato pesciotto zombie. Niente male. Portiamoci a casa questo stage molto semplicemente. Can Can canale, ragazzi. Can Can canale. Ok. Vediamo un po' dove ci porterà. Torre portata a casa. Niente mele. Non ci dispiace per nulla. Ok. Casomai ci facciamo anche lo stage dopo. Dai, facciamoci anche il secondo stage di oggi, di questa Legend, giustamente, stage. Ok, vai Gizo, spacca scoiattolino, anche se non serviva, è un po' uno spreco, però. Vediamo un po', se Gizo fa il suo dovere contro Scuri. Anche se non mi sembra faccia tutti questi enormi danni sulla scimmia, perché è ancora viva. Ok. Allora, sto buildando il più possibile, cercando di essere bello aggressive su scimmie. Più che altro. Vediamo un po' se Gizzo può fare qualcosa. Oppure devo mettere qualcosa di più anti-Behemoth ad area, magari. La bella Nala, con il tempo a disposizione che abbiamo. Ok. Abbiamo la riduzione di costo, ricordiamoci. Le scimmie sembra che le stiamo tenendo a suon di Gizzo, Però anche Gizzo non è velocissimo ad attaccare. Ok. Più corrieri possibili. Vai così, Gizzo. Allora, stiamo menando a quella specie di coso fastidioso, ma le scimmie scure non muoiono velocemente. E questa è una grossa problematica. Secondo me mi servono unità a distanza contro scuri. Tipo una bella cioccolatina di quelle pese pese. Ok, questa non muore, sto coso. E le scimmie non si fermano ad arrivare, Brutta situation. Allora, sembra che stiamo reggendo. Non stanno arrivando altre scimmie. Zitto, Mordu, che te porta sfortuna da solo. È uscito un altro di quei cosi addirittura. E altra scimmia. Mi sono portato sfortuna da solo, sapevo. Lo sapevo io. Mi devo sta zitto, invece. Ok. Un becchino su quella specie d'alieno. Allora, mo ce ne ho due contro di quei cosi che sparecchiano. Oh, uno è morto. Niente male. Il problema è che continuano ad arrivare scimmie qua. Prova a mettere pure lui che dovrebbe attaccare a distanza. Però da lì viene colpito, mi sa. Ok, le scimmie sono di meno. Sono molto di meno. Ok. Stiamo continuando a menare. Speriamo di colpire pure lui. Sembra di sì, riecco la scimmia. Mannaia, le scimmiotte. Ok. Vai con Gizzo. Per forza di cose, corriere. Se stanno cominciando a stringere di nuovo, E non riesco a eliminare di nuovo quella specie di... Se spara così a distanza, dovrebbe morire molto più velocemente. Secondo me un Dark Amiao qua non ce lo toglie nessuno, però. Però sta maregge. Quindi io mi starei zitto un attimo. Mi porto sfortuna, lo so. Dai che viene eliminato, niente, arriva un'altra scimmia. Quella è andato giù. È rimasto solo quella specie d'alieno maledetto, lento. A terra, dai, l'abbiamo fatta senza cose troppo grosse. Vai così. Non l'abbiamo eliminato ed è morto il nostro coso a distanza. Va bene, per ora è tutto nella norma. Cerchiamo di buttare giù scimmia. Anche perché mi sa che ne arriva un'altra. Non vorrei dire. A sto punto, se ho capito come funziona sto stage, dovrebbero continuare a riuscire. E io comincio ad avere pochi dindi. Pochi. Ok, scimmia è andata giù. Abbiamo recuperato un po' di unità. Va bene. Dai, gli dobbiamo solo menare quel coso. Va benissimo così. Siamo sotto torre ormai. Stiamo a menare, è rimasto solo lui. È rimasto solo lui. Ma che corso d'acqua. Oh, alleluia. Buttato giù.
Ti piace così. Niente mele. Buttiamo la torre. 800.000. Dai che manca poco. E si va a dritto. Buttiamo giù un altro stage Zero Legend. Ma che corso d'acqua. Carbone Z e oro Z. Allora ragazzi, ditemi se l'eva che ho trovato ne vale la pena. Ditemi se le carte che ho trovato possono essere utili. Abbiamo fatto 2-3 stage. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciare hashtag TheBattleCats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.